Al via il comitato no autonomia differenziata. Nel salone della CGIL di Siracusa si è svolta stamane la presentazione del comitato provinciale referendario per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le ragioni di merito della costituzione del comitato e le iniziative comuni che saranno messe in campo. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della sanità pubblica nell'ambito dell'autonomia differenziata. La raccolta delle firme, che termina il 30 settembre, proseguirà dunque per tutta l'estate con banchetti riconoscibili dal logo della campagna contro l'autonomia differenziata, una firma per l'Italia. I punti di raccolta saranno allestiti in tutti i luoghi di lavoro, nelle principali piazze e borgate di Siracusa e in tutti i comuni della provincia, davanti agli ospedali e ai luoghi di cura pubblica, con iniziative anche autonome dei singoli aderenti al comitato, nei mercati rionali e settimanali sparsi per la provincia, nei luoghi e nelle occasioni di maggiore concentrazione turistica e giovanile. Ma stamattina presentiamo ufficialmente il comitato promotore provinciale referendario contro l'autonomia differenziata. Si tratta di un arco molto ampio di partiti politici, associazioni, movimenti, realtà sociali del territorio che insieme alla CGIL e alla UIL costituiscono il comitato allargato per la raccolta di firme per frenare un provvedimento di legge che è diventata appunto legge il 26 giugno scorso, del quale non si sentiva assolutamente bisogno né nel nostro paese né tantomeno nel nostro territorio. Il comitato si propone di raccogliere le firme, 500.000 firme entro il 30 settembre per abrogare una legge che rischia di scardinare i diritti in questo paese, che aggredisce profondamente la Costituzione e che nel nostro territorio rischia di peggiorare ulteriormente la situazione, soprattutto sui due capisaldi centrali della sanità e dell'istruzione, che invece richiedono dal nostro punto di vista provvedimenti di tutt'altra natura. In questa direzione abbiamo già immaginato di dedicare la giornata di lunedì prossimo, giorno 29, dalle ore 9 alle 9 alle 12 saremo presenti davanti a tutti e sei gli ospedali della provincia a raccogliere le firme, ma anche a dire no ad un'autonomia che mortificherebbe ulteriormente il diritto già oggi compromesso alla salute dei nostri cittadini. Siamo nel punto in cui stiamo cercando di sensibilizzare un po' l'opinione pubblica circa i rischi devastanti che potrebbe avere l'applicazione della legge sull'autonomia differenziata, che anche la UIL ritiene inadeguata rispetto ai bisogni reali del Paese, che vanno in direzione opposta a questa legge, perché a nostro avviso è un momento in cui è necessaria coesione, unità di intenti e costruzione da nord a sud di un paese che abbia uguali opportunità di fruizione dei diritti civili e di diritti sociali in egual modo da nord a sud, e non soltanto i decantati diritti in temi di sociali come l'istruzione e la sanità, ma se guardiamo anche ad altre materie come possono essere per esempio le politiche attive del lavoro, il tema dell'energia che non può essere trattata a pezzettini, cioè il governo si deve prendere la responsabilità di elaborare un piano energetico nazionale e fare diventare effettivamente reale quella che deve essere la transizione energetica, che ci deve portare a tutta una serie di obiettivi in campo ambientale in termini di abbattimento di CO2, per cui bisogna sapere qual è la direzione che il sistema industriale di questo paese deve prendere per raggiungere gli obiettivi europei. Il frazionare, lo spezzettare non aiuta a solidificare e rafforzare il nostro paese, che è il punto fermo da cui partire per poi tenere conto di quelle che sono le specificità regionali, che sono sacrosante, ma partendo da una struttura, da un'unità e da una solidità che deve essere di ordine nazionale per tutti i cittadini da nord a sud, che noi rappresentiamo, che noi ascoltiamo ogni giorno, ascoltiamo un paese reale che ha esigenze completamente diverse dagli indirizzi a cui ci porta questa normativa.
siamo impegnati da ormai un mese e mezzo alla raccolta delle firme per quanto riguarda l'iniziativa referendaria di parziale abrogazione del Rosatellum, che sarebbe la legge che ha tolto il diritto di scelta dei propri parlamentari ai cittadini italiani, malgrado nella Carta Costituzionale il diritto rimane degli italiani, non è stato concesso ai capi partito per fare questa differenza enorme e grave. Infatti, assieme a questa iniziativa stiamo anche raccogliendo le firme per quanto riguarda l'autonomia differenziata, che non sarebbe mai potuta essere approvata se i parlamentari del Sud fossero stati uomini liberi e non yes men a disposizione dei loro capi. Le due questioni, autonomia differenziata e abrogazione parziale del Rosatellum, sono fondamentali e sono collegate tra loro, perché dobbiamo evitare a tutti i costi che l'Italia da democrazia diventi una democratura.